Find me a hole in the wall. You're gonna crawl inside and die. Moto nuova, livrea nuova, veramente bella, molto racing, è stato un po' una rivoluzione per il nostro team. Never told me goodbye, singing man. Can't you see, oh, can't you see what that woman she's been doing to me? Can't you see, oh, can't you see what that woman she's been doing to me? Sono molto carico per questa stagione e l'anno scorso è andata bene. Speriamo, dai, di cercare di far meglio dell'anno scorso e magari portare a casa qualche podium. You're gonna buy me a ticket now, all the way to Georgia. Quest'anno dai, doppio impegno, perché comunque c'è una moto in più dell'anno scorso, ma perché l'anno scorso avevamo tre moto, ma non è solo una moto in più, ma c'è un team nuovo, no? Team della Moto 2, che sono molto contento, e che come sta andando la preparazione, grazie a Pablo, a Luca, a Brivio e a tutti i ragazzi, e quindi sarà un anno difficile della Moto 2 perché Pecco e Stefano dovranno comunque sia imparare, però siamo qua a posto per aiutarli e dare loro la nostra esperienza e provare a supportarle nel miglior modo possibile. Vederla è anche molto molto bella, quest'anno siamo sicuramente molto, siamo fighi, abbiamo dei colori molto belli e sicuramente il passo in Moto2 sarà, non sarà facile all'inizio, ma noi cercheremo di adattarci al meglio con la squadra, che sarà il primo anno di Moto2 anche per la squadra, quindi per tutti e due. Sì, quest'anno ritorno alla grande Moto 2, dopo che l'anno scorso ho partecipato al campionato spagnolo e tre wildcard al mondiale, quest'anno si ritorna alla grande con Sky in Moto 2. Ma l'obiettivo principale sarebbe Rookie of the Year, che è un obiettivo difficile, siamo in tanti nuovi, però noi ci proviamo. Dobbiamo imparare, ma nella Moto 3 è arrivato il momento di almeno puntare a provare a vincere il campionato, oppure ad essere dei protagonisti, perché poi vince sempre uno, purtroppo o per fortuna, e non sarà facile, però come dici te, essere lì davanti sempre con Migno e con Nicolò.